Salve a tutti. Nel penultimo video che ho fatto ho presentato Ubuntu 12.10, quindi ho fatto vedere le varie novità, il funzionamento di Unity, quindi la dash di Unity e quindi tutte le varie novità, le varianti. Nella dash di Unity abbiamo parlato già quindi nel video precedente, si è parlato della nuova lens che è stata inserita, che è quella delle fotografie. Quindi potete fare la ricerca mirata delle fotografie che avete nella cartella home, quindi nelle immagini. Ovviamente le fotografie vengono caricate su Shotwell visualizzatore di immagini e poi andando su quella lens foto. E potete fare la ricerca mirata e quindi esce l'icona della fotografia con tutte le sue caratteristiche diciamo, e le opzioni da scegliere per quella fotografia specifica che è stata ricercata. Ora c'è una cosa: in questo video vi presento una nuova lens che l'utente di Ubuntu può installare manualmente. Quindi questa lens non viene data di default, diciamo, da Ubuntu nell'installazione, però si può installare questa settima lens, perché a questo punto siamo a 7. Quindi oltre a quella che ho detto prima, possiamo mettere una lens che riguarda le radio online, quindi la lens radios. Ora, per installare questa lens dobbiamo andare nel sito specifico, che è il sito di Ubuntu applicazione. Quindi ora vi faccio vedere, io già avevo aperto questo sito. Il sito è questo, metto in evidenza l'indirizzo, praticamente come vedete apps.ubuntu.com, categoria applicazioni Unity Lens Radios, quindi si chiama Lens Radios questa nuova lens. Per installarla bisogna cliccare su questa icona arancione che vedete qua, che simboleggia l'icona di Ubuntu. Cliccando su questa icona, come vedete, cosa spiega? Per aprire questo link è necessario avviare un'applicazione e vi dice Ubuntu Software Center, quindi vi indica Ubuntu Software Center. Quindi cliccando su OK si apre Ubuntu Software Center. Ora io qua non faccio OK perché già l'ho installata in precedenza prima di fare il video per poi poter visualizzare questa lens. Io in questo caso faccio a nulla. Cliccando invece OK si apre Ubuntu Software Center con la lens pronta ad essere installata. Ora chiudo qua. E quindi c'è la lens pronta per essere installata. Cliccate su installa come si fa di solito sul Software Center e finita l'installazione dovete riavviare il computer. Quando entrate di nuovo in sessione troverete questa nuova lens nella dash di Unity. Ora andiamo a visualizzare questa lens. Quindi abbiamo la dash di Unity. Come vedete ci sono ora le lens, sono praticamente 7, non 6, come vedete qua sotto, non so se si vede nel video. Allora c'è la lens home, che è questa che stiamo vedendo, poi c'è la lens delle applicazioni, quindi ricerca delle applicazioni, la lens dei file e cartelle, lens musicale. Come vedete, io ho fatto in precedenza la ricerca 2, quindi ha cercato, perché io come musica ancora non ho niente nelle cartelle, quindi non si poteva visualizzare niente. Io per far vedere le icone ho fatto la ricerca antecedentemente al video, per far vedere, insomma, le icone che escono fuori. Poi c'è la lens foto, e in questo caso io ancora non ho caricato nessuna foto, quindi non si vede niente, ma si dovrebbero vedere le icone delle foto, quindi le miniature. E poi c'è quella dei video, in questo caso si vedono le icone dei video, quindi video interni e video anche online. E la nuova lens che abbiamo installato è questa di qua, quindi radio online. Ora, come prima immagine vi dà quelle raccomandate. In questo caso noi siamo in Italia, quindi il paese di origine è l'Italia, quindi
le radio che si possono che si subito sono pronte per l'uso per la nostra comunità, quindi la comunità italiana. Quindi c'è Radio 101, come vedete, vediamo se il cursore, Radio 101, Antenna 1, Radio Rock Roma e via via. Poi, come vedete, c'è filtro ai risultati qua sopra e potete vedere praticamente per decade, quindi praticamente potete cercare le canzoni degli anni 60, 70, addirittura si parte dagli anni 20, ma penso che non sia, diciamo, necessario cercare negli anni 20 perché alla fine non si troverà un granché. Poi c'è per genere. Quindi si può cercare per genere, quindi alternativo, musica arabica, black metal, rock, insomma, un po' tutti i generi musicali. E poi si può fare anche per country, cioè per il paese di origine, quindi l'Italia. In questo caso io già mi trovo nel nostro paese. Qua c'è, come vedete, c'è un elenco di paesi, c'è questo elenco, questo lungo elenco, l'elenco in ordine alfabetico, sono un po' tutti i paesi del mondo, quindi Albania, Argentina, Austria, Belgio, Brasile, Cina, tra cui c'è anche quella nostra. Poi possiamo fare la ricerca direttamente qua, giustamente nella barra della Lens. Ad esempio, se noi vogliamo ascoltare Radio 105 invece di Radio 101 o Antenna 1, quelle che sono raccomandate qua, possiamo fare semplicemente la ricerca qua. Ad esempio, io faccio radio, ora digito Radio 105 e fa la ricerca per vedere se c'è questa radio disponibile, e come vedete l'ha trovata. Quindi c'è Radio 105 Hits, quindi c'è Radio 105 con tutte le sue varianti, quindi la ricerca è abbastanza mirata. Quindi, come vedete, ci sono le varie tematiche di Radio 105, quindi Radio 105 Crazy, Zor Radio, Hits e cose e via via dicendo. Cliccando su queste icone, su una di queste icone, si apre il Rhythm in Box. Il Rhythm in Box automaticamente riproduce le trasmissioni della radio di riferimento, questa che abbiamo cercato. Ora io, per fare un esempio, faccio Radio 105 Hits, quindi clicco su Radio 105 Hits. E ora si dovrebbe aprire diciamo la radio online che ecco. Ora fermiamo. Ecco, come vedete si è riprodotta la musica che c'è in questo momento su Radio 105 Hits. Potete notare anche la mia immagine che si è fermata, perché quando apro la lens la mia immagine viene bloccata. Purtroppo questa è una delle cose negative, purtroppo, che c'è di Ubuntu 12.10. Perché i driver Nvidia non sono riconosciuti al 100% dal sistema operativo. Quindi questo cosa comporta? Che appena si apre un video in più, purtroppo si blocca. Ora, nel mio caso è rimasta ferma immagine, però non è tanto importante questo alla fine. L'importante è che avete visualizzato, insomma, nel migliore dei modi quello che vi ho spiegato. Ora chiudiamo il Rhythm in Box e andiamo di nuovo sulla Dash. Quindi praticamente abbiamo installato una nuova lens che è questa di qua. Quindi leviamo questa ricerca così.
Quindi la nuova lens si chiama Radios, quindi lens radios, lo dico un po' in italiano, in inglese maccheronico, quindi la lens di radio online. In questo caso cosa succede? La prima immagine che vedete è quella raccomandata, quindi radio 101, vernice classica, antenna 1, che riguardano il nostro paese. Potete cambiare paese, come vedete qua, potete scegliere per genere, per decade, e effettuare in questo modo tutti i risultati. Avete visto che cliccando sull'icona, dopo aver cercato la radio che desiderate, avete visto che cliccando sull'icona si apre il ritmo in box e riproduce tutto. Quindi questa lens, secondo il mio modesto parere, come importanza supera magari quella delle foto, perché mi sembra molto più utile di quella delle foto, perché le foto alla fine le potete aprire dalle cartelle, insomma, visualizzarle nel modo classico. La ricerca delle web radio è importante in questo caso. E che dire, spero sia stato importante questo video tutorial. Penso che molti di voi non sapevano di questa lens che si può inserire. Ci vediamo la prossima volta nel prossimo video tutorial, o video informativo, come lo chiamo io, come preferisco chiamarlo, perché non, la parola tutorial è troppo utilizzata. Quindi ci vediamo la prossima volta, sempre su Ubuntu 12.10, sperando che venga risolto il problema delle schede video della Nvidia. Ma speriamo che Canonical riesca a risolvere questo problema in tempo, perché molti utenti so che stanno un po' fuggendo da Ubuntu proprio per questo motivo. Perché almeno il 50% dei computer hanno la Nvidia come scheda video, appunto come quella che ho io. Ecco, questo è tutto. Al prossimo video. Un saluto a tutti i miei, diciamo, non dico appassionati, a tutti coloro che mi seguono, li saluto e al prossimo video informativo. Ciao a tutti.